Cosa farai a Pasqua? Hai già pensato di organizzare qualcosa nonostante è pandemia finita e magari aumento del caro bollette? E quest'anno abbiamo la fortuna di fare un weekend lungo, quindi andremo in montagna. Quest'anno passiamo Pasqua in montagna. Dopo 2 anni ci voleva? Sì, cambiamo un po' aria, anche un po' per distrarsi un po', rilassarci un po', sì. Allora, niente di particolare al momento, adesso vediamo, probabilmente pranzo fuori, ma non nessun programma particolare. Inciderà un po' l'aumento delle bollette? Lo teniamo in considerazione per le spese future o per le spese discrezionali sostanzialmente. Beh, si ha sicuramente voglia di stare sia in famiglia che con amici e vista insomma la situazione che si sta più o meno aprendo fuori, sicuramente il pranzo in famiglia io lo farò e spero lo facciano un po' tutti perché è anche giusto venirne fuori dopo 2 anni perché siamo stanchi, però sempre ovviamente con responsabilità. Allora, io a prescindere tutte le festività, che sia Natale o Pasqua, preferisco festeggiarle a casa piuttosto che andare a pranzo, cena, quello che è. Piuttosto Pasquetta, magari pranzo con gli amici, magari fuori così, però principalmente a casa.